I lavoratori del trasporto merci di Cagliari e di tutta la Sardegna protestano. Contratto bloccato da oltre un anno e anche disagi legati a tutte le operazioni svolte in quest'anno, l'anno della pandemia del Covid. Solo a Cagliari provincia sono 2500. Massimiliano Tocco, qui i contratti non vengono rinnovati, sono proprio bloccati, messi in ghiacciaia, e ci sono anche poi dei rischi legati al virus. Allora, durante questo anno di pandemia i lavoratori del trasporto merci e della logistica sono stati protagonisti di un'Italia che non si è mai fermata. Si sono fermati tutti gli altri, tranne ovviamente gli operatori della sanità. Si sono fermati tutti quanti, siamo rimasti nelle nostre case ad aspettare, ad avere bisogno delle merci, dei farmaci, di tutti gli alimenti che arrivassero nei punti di rifornimento, e questo è avvenuto grazie ai lavoratori del trasporto merci e della logistica. E ci aspettavamo sinceramente un trattamento diverso per questo settore, ci aspettavamo un riconoscimento del lavoro effettuato, non certamente il diniego di firmare un contratto collettivo nazionale o ancora peggio le proposte di riduzione dei diritti che sono arrivate. Ecco, questo è un'ingiustizia. Si parla di diritti negati, meglio tolti, quali i principali? Stanno proponendo di ridurre le ferie, di ridurre i permessi, di non applicare una clausola sociale, quindi nel cambio d'appalto non avere la certezza di subentrare nelle aziende che vincono gli appalti. Si sta parlando di togliere gli scatti di anzianità, si sta parlando di tutta una serie di misure che, oltre al non avere soldi in più nell'aumento economico, costituiscono una diminuzione di reddito e di condizioni di diritti per i lavoratori. Corrado Pani della CISL. Adesso qui si parla naturalmente di questioni economiche, anche questioni legate ai diritti, e poi di un boom del lavoro in quest'anno in cui ha trionfato il commercio online, quindi dovevano essere portati tutta una serie di prodotti. Ma basta pensare che il commercio online quest'anno ha avuto un incremento del 38%, cioè stiamo parlando di numeri esorbitanti, questo grazie all'impegno e alla flessibilità di tutti questi lavoratori e lavoratrici di questo comparto, che non hanno fatto mai mancare disponibilità e flessibilità. Oggi, dopo quasi un anno e mezzo di contratto scaduto, vediamo le parti datoriali che si presentano al tavolo mortificando questi lavoratori con delle richieste pretestuose. Hanno voluto rimettere in discussione elementi contrattuali già acquisiti nel corso del vecchio rinnovo contrattuale, ritornando indietro nel tempo di 10 anni, cosa vergognosa e assurda. Si può parlare di un tentativo di sfruttamento dei lavoratori? No, così? Non sfruttamento, diciamo, come qualcuno dei vostri l'ha detto. No, stiamo parlando di un'ampia disponibilità che chiaramente va oltre quella prevista dal contratto nazionale. E noi oggi diciamo che rispediamo al mittente ovviamente tutte queste richieste. L'auspicio è quello che le parti datoriali si risiedano al tavolo, si ricomincia a discutere seriamente nel merito. Voi che cosa volete punti in concreto? Noi vogliamo intanto un rinnovo contrattuale equo, e poi che non vengano assolutamente rimessi in discussione dei punti fondamentali che sono stati già acquisiti nel tempo e sono stati già detti prima. Fondamentale è la clausola sociale, che serve per garantire il passaggio di lavoratori con continuità lavorativa. Questo non ce lo possiamo permettere. Oggi i lavoratori devono seguire il lavoro, è fondamentale. E purtroppo i cambi d'appalto sono frequenti ed è giusto che i lavoratori gli venga data continuità.